rapido, scusa, Borgonovo, che poi voglio sentire la professoressa Braidotti. Io non pretendo che uno abbia un contraddittorio, non me ne frega niente che abbia il contraddittorio sul palco. Io noto una cosa, che non c'è mai, mai nella televisione pubblica italiana un'occasione in cui ci sia un'opinione contraria, diversa da quella, diciamo progressista per semplificare, che vada, posso andare così e dire le sue ragioni senza essere accusata di essere fascista, razzista e tutte le altre cose. Non c'è mai. Non voglio che Fedez abbia di fianco il pappagallo che gli dice qualcos'altro. Vorrei una manifestazione dove si potesse dire qualche cosa di diverso da quello che sentiamo puntualmente e abbiamo sentito anche il primo maggio. Secondo, Salvini e la Lega, farà lui quello che vuole. Se queste persone hanno detto quelle frasi che a me non piacciono e mi fanno schifo, deciderà Salvini se buttarli. Il problema non è Salvini che cosa fa con la Lega, quelli sono affari suoi e della Lega. Il problema è che poi il DDL Zan, se viene approvato, oltre che affari di Salvini, di cui mi importa nulla, sono anche affari miei. Perché a me è capitato di andare a fare delle presentazioni del libro in cui venivo accusato di essere omofobo e si toglieva la sala. Questo succederà, Andrea, perché nel DDL Zan non c'è scritto semplicemente... Non c'è scritto semplicemente che si aumentano le pene per, come nel caso della legge Mancino. C'è scritto che se tu inciti alla discriminazione, che diamine vuol dire inciti alla discriminazione? Allora, chi lo decide? No, qual è il campo è così, di questa cosa? Lo decide il giudice, allora vale tutto. No, perché secondo Zan fare il festival delle famiglie è così. C'è il testo qui. Scusate, no, possiamo... Allora, non dice questo. Questo è il testo. La legge dice un'altra cosa. La legge... Posso dire una cosa? Rapido, Feltri, perché voglio passare... Sì, vai. La legge dice che sono leciti tutti e... Francesco Borgonovo potrà continuare a dire quello che vuole in base alla legge Zan. L'unica cosa che non può fare è determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Bravo. Questo è il limite imposto alle cose. Se, cos'è il concreto? Beh, allora, perché se io dico che sono contro l'utero in affitto e chi lo pratica commette un abominio, non è un'incitazione alla violenza, te lo dico io che non sono una donna, una donna se sono fermi, fermi sto incitando tutti. La discriminazione? No, fermi. Non c'è scritto discriminazione. Se io dico che un uomo che si opera non è una donna, come dicono alcune femministe, che vengono accusate per questo di essere TERF, cioè rischi nulla. No, ascolta, Francesco, no, aspetta, vi fermo tutti perché voglio sentire la professoressa Braidotti. Però